Questo programma è offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università, Caseificio Gioia. Amici del Ruggito Nero Verde, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata, la sesta del format dedicato al mondo del Bitonto Calcio. Parleremo in questa puntata ovviamente soprattutto della gara vinta dal Bitonto lunedì contro la Puteolana, la seconda consecutiva per 2-0, e poi nel finale di questa puntata ci tufferemo sulla prossima sfida dei Nero Verdi che giocheranno sul campo del Molfetta. Andiamo a presentare subito gli ospiti di questa puntata. Alla mia destra c'è uno dei protagonisti della gara di lunedì vinta contro la Puteolana, vale a dire il portiere del Bitonto, Filippo Petrarca. Buonasera Filippo. Buonasera, grazie per l'invito. Andiamo a salutare anche i due super giornalisti in collegamento. Parto da Mario Sicolo. Buonasera Mario. Seguono da ogni angolo dell'orbe terracqueo, multimediale e non solo. Allora, dopo questa perla di Mario Sicolo vado anche a presentare un graditissimo amico di Radio Doppio Zero del mondo del Bitonto, vale a dire Luca Guerra. Ciao Luca. E un saluto a tutti coloro che vi seguono. E allora partirei subito con Filippo, perché questa è una vittoria, la seconda consecutiva, che dà morale, tanto morale al Bitonto. Sì, sì, sicuramente è una vittoria che ci dà morale, ci dà la carica per affrontare le sfide successive, quindi speriamo di continuare così, di continuare a fare bene, e stiamo già con la testa alla prossima partita. Mario Sicolo, è stata una gara che oltre a dare morale ha dato anche, diciamo, abbastanza respiro per le zone basse della classifica al Bitonto. Ha cambiato bruscamente e positivamente, almeno per noi, il volto della classifica nero-verde. Al momento, diciamo che nel cuore della graduatoria il Bitonto con i suoi 8 punti. E tra l'altro il mister poi in conferenza post partita, penso che sicuramente riascolteremo le sue dichiarazioni, lo ha fatto capire chiaro e tondo che con maggior serenità si può lavorare meglio in settimana e quindi puntare il mirino con più tranquillità verso il nuovo match che appunto aspetta i neroverdi domenica a Molfetta. Andiamo a vedere proprio gli highlights nel servizio di Mario Sicolo della gara vinta dal Bitonto per 2-0 contro la Puteolana. Nell'eterno duello fra virtù e fortuna, copyright il segretario fiorentino per eccellenza, i neroverdi cominciano a prevalere sulla cieca sorte con ammirevole assiduità. Così, dopo aver sbancato Matera, espugnano con forza e merito anche il Città degli Ulivi, schienando una pur combattiva Puteolana, e finalmente si tirano fuori dalle sabbie mobili della zona play-out, almeno per ora. Mister Valeriano Loseto sceglie Petrarca fra i pali, Sillette Gianfreda insuperabili bastioni, Larghi, Tangorro e Chiaradia, in mediana Clemente e Spinelli a menar le danze, Taurino a fiammeggiare talento e idee per Figlioli e Maffei. Il collega Salvatore Marra risponde con Lamberti in porta, i navigati Varchette e Avella nel mezzo del reparto arretrato, Gatto e Di Palma stantuffi esterni, Grieco ad inventare per Esposito e Guarracino. 3 minuti e l'ex numero 10 aggira la difesa e spara alto. Al quarto d'ora, acrobazia di Maffei, murata dai napoletani. Minuto 17, lo scatenato centrattacco con un arpione di un non nulla, un pallone calibrato dal fantasista Tarantino. Viluppo Lao Conteo fra Avella e Gianfreda, Cerea resta silente. Poco prima della mezza, saetta di Maffei su piazzato che frantuma il legno, flebile poi l'esterno al volo di Tangorre. Incornata ravvicinata di Dascia poco dopo la mezza e guizzo miracoloso di Petrarca che smanaccia sul fondo. Ancora blinda il cuoio Petrarca su artiglio di Avella. Al 39esimo, rasoterra di Taurino da sinistra e Maffei viene trebbiato da Varchetta. Dal dischetto il fantasista gela Lamberti spiazzandolo. A 2 dall'intervallo, folgore di Gatto, Pippo doma il pallone. Nella ripresa i campani osano, i leoni controllano e pungono in contropiede. Fioccano infatti chance per i padroni di casa, come con Palazzo al 9, due volte schermato dai putiolani. Al quarto d'ora, imbeccato da Loris, Maffei beffa Varchetta e prova il bolide, invano. Un attimo dopo ancora la punta colpisce senza effetto al lato. Ultimo minuto di gioco regolamentare, Moscelli ipnotizzato da Lamberti cestina un'opportunità gigantesca.
In pieno recupero, Capitan Palazzo, pertinace, graffia il cuoio ad un nugolo di avversari e impallina l'estremo ospite. Finisce così col secondo successo consecutivo per i ragazzi terribili di Loseto, che rifiatano e si preparano a vendicare domenica prossima la sconfitta agostana di Coppa col Molfetta. Luca Guerra, vorrei commentare un attimo con te questa partita, perché secondo me è stato un Bitonto che ha saputo pungere nel momento giusto, sia nel primo tempo che poi in chiusura, anestetizzando quella che era la verve offensiva ovviamente della Puteolana. Sei d'accordo con questa analisi? Ah, intanto è un Bitonto che secondo me ha saputo leggere la partita in tutte le sue fasi, cioè ha saputo essere anche sporco quando serviva, ha saputo metterla sul duello fisico quando la Puteolana, soprattutto in avvio, ha provato a essere aggressiva. E poi, se andiamo a contare le occasioni, beh, l'ha meritata la squadra di Loseto. Come diceva giustamente Mario, ottenere praticamente poi 6 punti nell'arco di 5 giorni, quadruplicare i punti in classifica rispetto a quelli che erano alla vigilia della partita di Matera, è un segnale per se stessi ancor prima che per il campionato. Se poi vinci, tieni la porta inviolata, dimostri di saper soffrire. Non è stato un Bitonto bello, a mio parere. Voi lo seguite sicuramente con più attenzione di me, ma credo che quest'anno sia un po' quello l'abito della squadra di Loseto, una squadra intensa che ha 2 o 3 giocatori di qualità e poi deve saper fare gruppo. Considerando le risorse a disposizione, per me è stato il tipo di partita da giocare. Mettiamola così: in questa fase c'è un campionato del lato destro della classifica in cui il Bitonto sta giocando bene le sue carte. Domenica a Molfetta c'è un'altra partita contro una squadra che è lì nel lato destro della classifica. È un risultato positivo, secondo me, potrà far capire anche se il Bitonto potrà ambire a entrare nel lato sinistro della graduatoria, per quanto l'obiettivo sia prima di tutto la salvezza. Filippo, Luca ha detto una cosa importante, ha detto il Bitonto non è stato bellissimo e probabilmente non è stato bellissimo per la seconda volta consecutiva in cui però sono arrivate 2 vittorie. Sì, credo che innanzitutto abbiamo fatto 2 partite, ti parlo dell'ultima. Abbiamo fatto una partita molto intensa, molto importante sotto l'aspetto della voglia, dell'agonismo, di tutto, di voler vincere a tutti i costi. Quindi questo già è molto importante. Era importante, importantissimo vincere, e quello l'abbiamo fatto, quindi va bene così. Mario, è stato un Bitonto secondo te più maturo rispetto all'inizio del campionato? Un Bitonto che ha saputo soffrire e poi appunto... Sì, probabilmente gli aspetti sottolineati sia da Luca sia da Filippo sono corretti, nel senso che c'è un aspetto tattico e un dazio da pagare alla cattiveria che chiedeva mister Loseto, no? Quel cinismo che lui voleva sottoporre non solo, anche magari nei duelli singoli tra i giocatori, nelle singole attenzioni durante il campo, durante la partita. E quindi questo magari è la gabella che bisogna pagare se si vuole fare punteggio e risultato. Poi, sotto l'aspetto tattico, e giustamente questo è un dettaglio che è stato sottolineato da Luca, che a molti sembrava essere sfuggito, ma lo stesso Loseto, che è schietto come pochi, ha sottolineato durante la conferenza stampa, ovvero sia all'inizio il Bitonto sembrava quasi smarrito. Non so se ricordate i primi 5-6 minuti, i ragazzi sembravano piuttosto disorientati in campo, ma poi essi stessi hanno trovato il controveleno a quello che invece era l'atteggiamento piuttosto aggressivo che aveva presentato la Puteolana in campo. E i ragazzi stessi in questo, mostrando non solo lo specchio dell'allenatore sotto l'aspetto morale e sotto l'aspetto quasi etico, dal momento che i ragazzi si sono abituati ad essere feroci anche loro sul campo, ma dall'altro sono stati anche bravi ad essere tutti intelligenti, ad adattarsi alle nuove esigenze tattiche della partita. Quindi veramente sono tanti gli spunti positivi da portare a casa da questo match. E allora Mario, visto che hai accennato più volte alla conferenza stampa di mister Loseto, noi andiamo a sentire proprio le parole del tecnico dopo la partita contro la Puteolana e poi ci sono anche alcune dichiarazioni di Filippo Petrarca. Loro ci hanno sorpreso per quello che è stata la disposizione tattica. Si sono presentati col 3/4 dietro le 2 punte, io non me l'aspettavo. I ragazzi sono stati bravi a non capitolare, perché c'è stata un'occasione, i primi minuti da parte loro si sono involati e potevano risolvere diversamente, ma grandi i nostri.
E quindi poi dopo sono riusciti a prendere le misure e abbiamo iniziato a macinare il gioco, a creare occasioni, le abbiamo messe lì. E nel secondo tempo, bravi a sbloccarla, soprattutto sul rigore, nel secondo tempo ci aspettavamo una reazione da parte loro. Abbiamo sofferto su queste palle lunghe da parte della Puttiolana, sapevamo che sarebbe entrato Iadaresta come è entrato, però là dietro sono stati eccezionali nella fase difensiva, a cominciare dai difensori e anche una grande mano da parte di Petrarca. Quando vedi che i ragazzi ti rispecchiano è la cosa più bella da parte di un allenatore, la voglia di non soccombere mai. A questo ora stiamo abbinando anche la determinazione e la cattiveria che forse magari inizialmente non abbiamo abbinato, perché io credo è riduttivo parlare di fortuna o sfortuna. Io credo che una squadra, la fortuna sia l'incontro tra le abilità tecniche con un'occasione. E quindi se te vai con la giusta determinazione, con la giusta parte del piede nel calciare, nel far gol, nel contrastare, ecco lì che magari tanti parlano di fortuna, ma io credo che l'opportunità fatta, trovata e messa in cascina con le proprie abilità. Poi attraverso i ragazzi io voglio che si rispecchia la mia indole, la mia voglia di non mollare mai e soprattutto le mie idee calcistiche, che piano piano adesso, ora man mano che passa il tempo, il gruppo acquisisce sempre più e sembrano giocare in scioltezza, ecco. Poi il risultato sicuramente aiuta a stare bene, a provarci, a crederci ancora di più nella propria forza. È tutto fila liscio come l'olio, come spero fili liscio stasettimana, perché dobbiamo prepararci ad affrontare da martedì, da domani, una grossa squadra e da domani bisogna dimenticare tutto quello che è stato oggi. Settimana bisogna sempre dimostrare, non accomodarsi mai sulle scelte fatte la partita prima e dimostrare sempre. Poi credo che come ogni altro ruolo, chi sta meglio merita di giocare e dire la sua. Credo che la sicurezza bisogna darsela reciprocamente, il portiere con la difesa e poi anche con tutto il resto della squadra. È normale che non subendo gol aumenta questa sicurezza, questa fiducia tra di noi, questa sintonia, sì. Quindi è ovvio che aiuta tanto non subire. Rieccoci in studio, Andrea, adesso da Luca Guerra. Luca, il mister ha detto che non si tratta soltanto di fortuna, ma anche di qualità, di determinazione, caratteristiche che probabilmente nell'inizio di questa stagione erano mancate e che adesso si stanno facendo sempre più vive all'interno di questo gruppo. Claudio, soprattutto all'interno di un gruppo ringiovanito e rinnovato come il Bitonto di quest'anno. Lo sento, secondo me è un ottimo allenatore nel lavorare su queste corde, lo ha dimostrato spesso in carriera, ha lavorato molto bene con i giovani, però farlo in una piazza che l'anno scorso è stata in finale playoff, che quest'estate è passata per un processo di cambiamento societario e che quindi non l'ha digerito del tutto probabilmente, parte sempre con un po' di diffidenza nell'analisi della prestazione della squadra, non è semplice. Secondo me Bitonto ha scelto un ottimo allenatore per quello che è il target, per quello che è l'obiettivo e per quello che è il gruppo a disposizione. Queste due vittorie potranno avere l'effetto di una sveglia, ma anche l'effetto di levare delle paure di dosso, perché tornando a quei primi 6-7 minuti di partita a cui Mario faceva cenno, ecco, io ho riscontrato quello, un po' di paura proprio nel tenere la palla, nel trattarla, e quando vinci poi la prima partita in casa queste paure possono venir meno. Hai parlato di gruppo giovane, ma secondo te questa gioventù può essere anche l'arma in più da adesso in poi del Bitonto? Ma secondo me deve esserlo, perché essere giovani vuol dire anche essere affamati, vuol dire avere davanti a sé una storia calcistica da scrivere. Bitonto viene da un anno in cui aveva un gruppo più esperto, con tanti giocatori che avevano magari vinto, fatto campionati importanti, e la strategia non ha pagato. Quest'anno è cambiato l'obiettivo, è cambiata la strategia societaria, quindi bisogna puntare sul formare giocatori e sul magari provare anche a divertirsi oltre che a divertire. È chiaro, prima metti da parte i punti che ti servono, dopodiché provi a divertirti. Preciso, perché prima non volevo dire che il Bitonto gioca male e le altre giocano bene. Cioè, in Serie D io raramente vedo squadre giocare
benissimo a calcio tecnicamente, vuoi per i campi, vuoi perché c'è un tipo di calcio diverso. Ecco, il Bitonto ha un'idea di gioco e mi sembra di averla intravista nelle due partite che ha avuto modo di seguire dal vivo, ovvero aggressività, ovvero qualità demandata agli esterni, ovvero tentativo di giocare con le linee molto strette. E questo credo, dopo neanche due mesi di lavoro, che sia comunque un traguardo in un gruppo così nuovo. Luca, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti lasciamo andare al tuo lavoro, grazie ancora. Grazie, grazie a voi come sempre per l'invito, quando volete. Ciao, ciao Mario, ciao Filippo. Ciao. E allora grazie a Luca Guerra, torniamo con Filippo, perché adesso ci concentriamo invece sulla tua parata nel primo tempo, possiamo dire è stata determinante poi ai fini del risultato. Ah, era un momento in cui abbiamo un attimo sofferto dopo i primi minuti, poi c'è da dire comunque che credo sia stata una delle poche occasioni pericolose che in tutta la partita hanno avuto loro. E poi abbiamo iniziato a giocare, abbiamo iniziato a dimostrare quello che potevamo fare noi. Mario, questa solidità difensiva che sta trovando il Bitonto, perché è la seconda volta consecutiva che non prende gol. Beh, innanzitutto possiamo vedere i centrali difensivi che sono sempre più insuperabili e credo che vadano davvero in sintonia col nostro portiere. Peraltro ruolo delicatissimo, no? Per quanto mitologico, storico, poetico se vogliamo, se non addirittura epico. E peraltro io non me ne vorrà Filippo, ma nel servizio stavo quasi per sottopormi al linciaggio pensando che avrei potuto dire che con quella parata aveva scritto un verso degno del suo omonimo predecessore, solo e pensoso, i più deserti pali vo mesurando a zompi, ratti e gatteschi, avrei voluto dire, ma non l'ho detto, perché indubbiamente l'anno scorso, come sottolineava domenica il collega Vito Principallo, avevamo una squadra nella squadra, troppi portieri probabilmente, e nonostante il preparatore fosse un fuoriclasse assoluto, quale Gianni Iurino, non era facile, il Giaguaro, non era facile venire a capo di una scelta univoca. Invece quest'anno abbiamo sempre Figliola, che ovviamente è diventato over, ma probabilmente Figliola è over anche come classe, e poi dall'altro abbiamo Filippo Petrarca, che già, nonostante sia per fortuna ancora juniores, però ha una sua carriera, un suo curriculum ben chiaro, ben delineato, e peraltro io dissi già che avendolo visto, credo a Bitonto, con la maglia del Nardò, se non erro, ma ha giocato anche nella Fidelis, quindi me lo ricordo discretamente impeccabile tra i pali, e anche la parata di domenica è tutt'altro che facile, ci voleva un riflesso davvero felino da un lato, e dall'altro bisogna anche farsi trovare in quel punto, quindi effettivamente io credo che come stile Filippo riesca a mettere insieme i portieri di una volta, i portieri antichi che sapevano vivere il senso della posizione, e dall'altro ovviamente avere una reattività e delle doti atletiche non indifferenti. Quindi abbiamo il portiere, i centrali, no? Con Gianfreda, ma non solo, Silletti, che secondo me è davvero impeccabile nella sua posizione centrale, e poi gli esterni. Adesso no, è arrivato anche un nuovo esterno, credo a destra, non più Riefolo come all'inizio del campionato, ma Tangor, e poi abbiamo Peppe Chiaradia, che a mio modo di vedere davvero resta un talento assoluto che potrebbe giocare ovunque tranne che tra i pali e fare la differenza. Quindi certo, la possibilità di realizzare un clean sheet ogni domenica non può che essere un vantaggio, un surplus, un valore aggiunto per questa squadra. Mario, ha elencato praticamente tutta la difesa. È chiaro che la solidità difensiva deve arrivare anche attraverso una grande intesa tra portiere e difensori. C'è questa grande intesa tra di voi? Sì, io credo che partita dopo partita stiamo cercando di avere quell'intesa, come dici tu, questa sinergia che ci può portare a subire quanti meno gol possibili, quindi è ovvio che non subire aiuta ad avere fiducia nella partita successiva. Mario, vorrei tornare a parlare in generale un po' sulla partita, perché abbiamo visto
penso tu sia d'accordo con me, un Maffei in una situazione fisica, atletica straordinaria in questo momento. Sì, a proposito di questi degli attaccanti, perché poi no, Maffei, per quanto non sia propriamente, come dire, vetusto, però può considerarsi un veterano all'interno di questa squadra. Ed effettivamente Maffei è risultato ubiquo e nel suo essere presente ovunque riusciva anche a fare la differenza ogni volta, sia per come andava incontro al pallone, sia per come lo proteggeva, sia per come apriva, lasciava aprire gli spazi ai compagni che si inserivano, ma sia anche nel suo tentare, nel cercare la porta e nel liberarsi per ricevere i palloni sulle imbeccate dei compagni. Sicuramente Maffei, come hai detto bene, è in una condizione fisica e sicuramente morale devastante, da un lato, e dall'altro mi preme sottolineare anche, probabilmente è sfuggito perché è avvenuto in pieno recupero, la bellezza come forza rabbiosa del gol di Loris Palazzo, perché oggettivamente se l'è andata a prendere quasi dal cestino del calcio quel pallone, l'ha rimesso in gioco, ha superato 2-3 avversari uno dietro l'altro di fila e poi ha freddato il portiere avversario. Anche in quello si è visto probabilmente lo spirito dei leoni neroverdi. E se lo fa un capitano che nel frattempo era finito in panchina e poi è rientrato soltanto per, sì, per il secondo tempo, buona parte del secondo tempo, ma comunque come rincalzo, e che ha dato l'anima, questi sono dei segnali inequivocabili che il gruppo probabilmente c'è, è forte ed è tetragono ed è incrollabile. Sei d'accordo con queste parole? La voglia di questo gruppo di rifarsi dopo un avvio non facile? Sì, sicuramente c'è voglia di riscattarci, voglia di creare un gruppo sempre più solido che nei momenti difficili si tira su a vicenda e possa fare sempre meglio. Andiamo a vedere allora il quadro completo dei risultati del settimo turno del girone H di Serie D, il pareggio tra Casarano e Afragolese per 2-2, stesso risultato tra Cavese e Fasano, la vittoria del Francavilla per 2-0 ai danni del Matera, il pareggio a reti bianche tra Gladiator e Nardò, l'1-1 tra Labello e Molfetta, 3-0 della Nocerina in casa sul Brindisi, pareggio tra Gravina e Barletta 0-0, 0-0 anche tra Martina e Team Altamura e poi il 2-0 di lunedì del Bitonto ai danni della Puteolana, classifica che cambia dunque prima dell'ottava giornata con Casarano e Fasano a quota 15 in vetta, poi c'è Brindisi insieme alla Cavese a quota 14, Barletta che insegue a 13 lunghezze, a Fragolese 12, Nardò e Gladiator 11, chiude la classifica sinistra Team Altamura a quota 9, poi Nocerina sempre a quota 9 sotto il Bitonto a quota 8, Martina 6, Gravina e Francavilla con il Lavello a quota 5, Matera, Molfetta a 4, chiude la classifica la Puteolana a quota 3. Mario, cosa ci dice questa classifica con il Bitonto che pian piano, lo diciamo a voce bassa, si avvicina alla zona sinistra? Beh, innanzitutto ci dice che in contemporanea col risultato del Bitonto ci sono stati tanti risultati davvero graditi, se vogliamo, no? E questo era successo anche la domenica precedente, lì dove non tutti poi hanno trovato, anzi, credo solo due squadre hanno trovato la vittoria. E il che ha dato la possibilità al Bitonto di fare davvero tesoro di questo doppio colpo, no? Di questo 1-2 che ha piazzato tra Matera e Città degli Ulivi. E indubbiamente no, si diceva di questa rincorsa alla parte sinistra, che per fortuna è soltanto, come dire, di posizione sinistra e non d'aggettivo, che riguarda anche altro, della classifica, proprio perché oggettivamente questo potrebbe far rifiatare e rinfrancare soprattutto i giocatori neroverdi, anche in prospettiva futura, sempre però stando ben attenti alle squadre che arrivano da dietro, perché se è vero come è vero che insieme alla Puteolana credo che anche il Molfetta abbia lo zero, no, nella casella delle vittorie, e quindi si presume che si possa pensare che sia inferiore, se vogliamo, ma sicuramente a livello di punteggio lo è in questo momento in graduatoria, però non lo è affatto, credo, sul campo, anzi per i nomi e per la rosa che ha, rappresenta a tutti gli effetti un'insidia di cui tener conto in maniera molto seria. E peraltro noi si viene dal precedente in Coppa Italia, per questo bisogna stare molto attenti. Quindi
la classifica si va delineando, non abbiamo nessun appunteggio pieno, tra l'altro, il che sta a significare che questo grande equilibrio che era stato preconizzato a inizio campionato effettivamente si sta inverando giornata per giornata. Si sa che Casarano e Fasano sono tra le favorite, ma ne vedremo anche altre poi venire fuori, ovviamente negli scontri diretti, togliendosi punti a vicenda, e il Bitonto dovrebbe fare corsa sicuramente sulle squadre che appaiono inferiori o perlomeno abbiano finora un numero di punti inferiore a quello del Bitonto, e cercare quantomeno, come già disse mister Loseto, di prendere punti ad ogni partita giocandola sempre a viso aperto. Non si sa mai quello che potrà arrivare. Tu il girone H lo conosci bene, hai già giocato con le maglie di Andria e Nardò. Questi risultati ci dicono anche che non ci sono squadre da battere, lo diceva anche Mario. È un girone sempre più livellato, secondo te? Sì, il girone H sicuramente è conosciuto da tutti proprio per il fatto che è molto competitivo, non ci sono mai risultati scontati o partite. La partita è difficile, va affrontata con il giusto atteggiamento. Che sia prima, che si giochi contro la prima o che si giochi contro l'ultima, non deve cambiare l'atteggiamento. Siamo quasi in chiusura, andiamo a vedere il quadro dell'ottava giornata di campionato, la prossima giornata che si apre con a Fragolese Lavello alle ore 15, poi Barletta Nocerina, Fasano Gravina, Gladiator Cavese, Matera Casarano, Molfetta Bitonto, Nardò Francavilla, Puteolana Martina e Team Altamura contro Brindisi. Adesso si va a Molfetta, diciamo che non è una squadra in questo momento in grande salute, però bisogna andarci molto cauti. Sì, noi conosciamo il Molfetta, conosciamo i loro giocatori, hanno giocatori importanti che ci possono far male, quindi dobbiamo stare concentrati, dobbiamo andare lì con la giusta mentalità e con la giusta voglia. Mario, che insidie presenta questa sfida secondo te? Innanzitutto la voglia di riscatto che ha il Molfetta in generale. Peraltro sappiamo che in settimana c'è stata un po' di maretta a livello di ambiente biancorosso, ci sono stati dei disguidi, delle discordie tra la vecchia dirigenza e quella attuale, che sta provando a realizzare una non facile rivoluzione, c'è da dire questo, in abbinato poi a quello che dovrebbe essere anche i risultati che arrivano dal campo e assolutamente non sono stati finora del tutto positivi. E di solito quando si arriva in queste piazze, dove comunque lo spogliatoio non si è sfaldato, è facile che i giocatori cerchino sul prato tutta la possibilità di rivalsa su quella che è la situazione attuale che stanno vivendo. Poi per il resto noi li abbiamo affrontati anche in Coppa Italia. In Coppa Italia, ricordo quella sera, c'era innanzitutto grande fermento sugli spalti, c'era grande sostegno da parte dei tifosi molfettesi della loro squadra, e poi oggettivamente la sconfitta che venne per una doppietta di Coratella, ma non è più l'unico che sta segnando, perché anche altri stanno segnando, visto che la rosa resta di gran pregio e molti di loro sono giocatori che vengono dal Bitonto dello scorso anno, tipo Stefano Manzo per dirne uno, ma non solo, e quindi bisogna stare molto attenti e bisogna cercare innanzitutto di difendersi in maniera occhiuta e a guardinga, ma lo abbiamo detto, ormai è diventata una specialità del Bitonto, e provare a colpire in contropiede. Fermo restando insomma che i giocatori chiave restano alla fine quelli, no? Come è stato Taurino domenica, Maffei e probabilmente un centrocampo in grado di far gioco come Clemente e Spinelli hanno dimostrato di saper fare, nonostante insomma l'età abbastanza verde dei due protagonisti. Filippo, abbiamo presentato anche la sfida di Molfetta, adesso ti chiedo, hai un compagno di reparto di livello come Figliola? Hai un preparatore dei portieri di livello come Philip Cam? Com'è il tuo rapporto con loro? Sicuramente noi portieri dobbiamo cercare di fare un gruppo all'interno del gruppo, visto il ruolo che comunque è diverso rispetto agli altri. Di Antonio penso innanzitutto che è un ragazzo eccezionale, e poi come portiere lo conoscono tutti, visto che tanti anni che gioca qui. Quindi non ha bisogno di presentazioni, quindi mi trovo molto bene con lui. Anche con il Mister Cam mi trovo molto bene, lavoriamo ogni giorno duramente, lo seguiamo, ci facciamo dare i consigli da lui, quindi per ora procede bene. Grazie per essere stato con noi questa sera, in bocca al lupo per la partita di domenica. Grazie a voi, credo. Grazie anche a Mario Sicolo, ciao Mario, alla prossima!
Grazie, un saluto a tutti quanti voi, buona serata. Noi vi ricordiamo l'appuntamento dunque di domenica col Bitonto che scenderà in campo allo stadio di Molfetta alle ore 15 e poi vi ricordiamo anche l'appuntamento di giovedì prossimo con una nuova puntata di Ruggito Nero Verde. Grazie. Questo programma è stato offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università, caseificio Gioia.